Un saluto a tutti, io sono Natron e bentornati sul mio canale. Continuiamo la nostra avventura, l'Odissea di Abe, e entriamo, eravamo appunto arrivati qua, abbiamo appena suonato lì campana imparando una melodia, siamo in questa sorta di tempio, di luogo sacro, di luogo di ritrovo di casa per i Mudokon che non sono schiavi di Mallock, quindi imprigionati nei Matteto Iernia e proseguiamo. Vediamo un po', eh. Allora, canta e gli uccelli ti rubano, seguiranno, rubano. Non ho letto bene l'ultima parola. Vabbè, comunque leggiamo. Bracere. I nostri templi. Esatto, siamo quindi in un luogo appunto sacro, ve l'ho detto. Dei templi di Mudokon. I nostri templi sono cresciuti nell'oscurità finché l'accordo di Magog liberò i Mudokon dalla schiavitù. Accendi i fuochi sacri, gettando le pietre focai ovunque si trovino i braceri. Quando saranno tutti accesi, verrai ammesso alla cerimonia di iniziazione del tempio. Bene. Niente di più semplice e chiaro. Dica. Quindi. Bene, grazie mille. Ah, qua c'è una pietra focaia. Però non ce l'abbiamo noi. Ah no, bisogna semplicemente tirare le leve, perfetto. Il settore di Mudokon altri braccieri sono rimasti. Per accenderli tutti, Abe deve abbandonare. Non sono riuscito a leggere, ovviamente. Troppo veloce. Allora, il balzo del destino, di nuovo? Esattamente, di nuovo il balzo del destino, quindi bisognerà saltare. E io salto anche di qua. E non moriamo, perfetto. Magnifico. Tanto ripartiamo da qua. Quindi saltiamo qui. Allora, qua si va di qua. Invece di qua. Destra, sinistra, destra, sinistra. Di qua. Tanto bisogna andare in tutte e due. Non si scappa. Però qua c'è. No, meglio di destra. Perché mi sa che qua si continua per parecchio. Infatti. No, no, andiamo a destra. Che magari c'è soltanto da fare poco. C'è solo da accendere magari un braciere. E infatti, non immaginavo. Allora, no, fermo, non ho detto bene. Tornerai. E basta. Tornerai. Tornerai. Stop, tutto qui. Ah, sì, che qua. Sì, bisogna appunto andare a sinistra e poi mi sa che poi ci si torna dopo. Se non sbaglio, se non ricordo male, poi magari mi sbaglio. Quindi andiamo avanti senza timori. Ah, beh, leggi, leggi, legga, legga. Allora, è nato da quelli della storia perduta e dai lavoratori di carne, da quelli delle bestie evocate dal mostruoso appetito, dalla struttura temprata e dall'orrido respiro di fuoco. Il suo cuore è d'acciaio e affilato. Il primo che verrà avanti ne sarà testimone. Egli libererà se stesso prima di trovare gli altri. Quindi sembra che prima io devo liberare me stesso per poi trovare e liberare tutti gli altri imprigionati, quindi gli altri Mudokon. Paramonia. Scrabania. Allora, con il potere acquisito, il fulmine rosso risuonerà. Canta per liberare il caos generale che generare sapranno. Il potere di Screcula è dato a colui che ha abbastanza fortuna da tornare da Paramonia. Scrabania intero e tutto in un fiato. Quindi, prima di andare di là. Infatti non possiamo. Andiamo prima a Paramonia.
Vorrei andare prima a Paramonia, ho detto. Paramonia. I Oh. saw a Paramonia, ancient and wild, where paramites lived before I was a child. Hey, I got you. Back up a little. You don't want to get shot. Hey, you don't want to get shot. Just back up. There you go, sucker! But we rounded them up, ignored their cries. All right, we got to the meeting. We got to take off early. I love that. We cut them all up for paramite pies. Povere bestie. Povere creature, veramente. Quindi siamo in un nuovo mondo. Quindi bisognerà affrontare. Quindi risolvere tutto. Prima. Mondo dei piramidi. Poi Scrabania. Non riesco neanche a pronunciarlo. E niente. Quindi andiamo avanti. Fai un passo leggero. Bisogna quindi fare. Cosa dice lei? Per cavalcare Elum. Elum. Sì, Elum è. Ora lo vedrete, comunque una sorta modo per viaggiare velocemente, superare diversi ostacoli e continuare l'avventura. Posizione davanti a lui e premi su. Allora, io intanto ne prenderei il controllo di lui e lo farei esplodere, tipo. Ok. Ah, tra l'altro non so nemmeno se ci sono tipo altri portali qui da penso di sì, comunque che ci sono portali che ricollegano al mattatoio per liberare altri Mudokon. Sembrava fatta una bomba, mi quella cosa. Ok, allora qui serve qua Simo. Ah sì, perché qua serve Elum, però c'era un'area segreta. No, invece si muove. Vabbè, poco, tanto ripartiamo. Però non mi ricordo più se c'è il nostro cane amico. Sì. Bene. Quindi prendiamo i sassi. Tiriamo la leva. Andiamo. Allora, qua dovrei utilizzare i sassi per fare una cosa del genere, penso. No. Allora, dovrei fare una cosa di questo tipo, se non sbaglio, eh. Magari non la monetina, Abe, eh? Allora, ho controllato e nel livello precedente nel tempio non dovrebbero esserci Mudokon da liberare e nemmeno qua. Potrei sbagliarmi, però noi comunque controlliamo tutto quanto. Non mi ricordo, ma sinceramente cosa devo fare. Se devo davvero riempire quell'affare con i sassi. Ugh.
Ah! Buongiorno! Aleva! Oh, ecco qua Elum! Ovviamente con Elum vedete che possiamo andare ovviamente a una velocità disumana. E ci servirà per liberare, per saltare quell'ostacolo qua. Però, se non sbaglio, ci sono delle mine. Esattamente. Quindi io prima le voglio far saltare, altrimenti moriamo ancora prima di raggiungere il punto di là. Ok, Elum, vai. L'Elum comparve fuori dal bosco, il viaggio verso il tempio si faceva fosco, non lo so. Allora, corri, Elum, corri. È il nuovo film, è il seguito di Forrest Gump, ragazzi. Corri invece di... Corri, Forrest, corri, corri, Elum, corri. È il nuovo film di... Il seguito di Forrest Gump, praticamente. Quindi qui bisogna ovviamente utilizzare di nuovo Elum. E bisogna ovviamente correre. Ah, sì, ok, qui bisogna fare una corsa tutto d'un fiato, ragazzi, ora lo vedrete. Devo anche stare parecchio concentrato, eh. Che qua ci sparano praticamente. L'Elum era certamente possente e facilitava i viaggi, ma cavalcandolo Dave non so cosa è successo perché non ho letto. Allora, qua... sì, qui bisogna scendere se non sbaglio. No. Ah, già c'è l'omino là in alto. Ops. Va bene. Ah, però sta avvenendo... Sto divertendo, sta avvenendo veramente... un bellissimo gioco. Aspetta. Ma come? No, devo dire hello. Ok. Quindi è... Vai, perfetto amico, grazie. Quindi ora con Elum bisogna farlo venire qua sopra e poi... Ah, qui sì, è un po' un casino. Passa di soppiatto. Ovviamente c'è video di quello che c'è dorme. Dietro allo Slig. Grazie comunque, ma l'avevo già intuito. Allora, qua è un po' un casino, perché... Esatto. Allora, prova a farlo esplodere, praticamente. Ah, a parte bisogna... Ah, meno male che... No, aspetta. Aspetta qui, Elum. Non fare sciocchezze. Ma se io... Scusate, allora, lì dice passo di soppiatto davanti allo Slig, ma se io li faccio saltare la bomba, no? Cioè, faccio scoppiare la mina, non va bene? Non è meglio? Certo, devo passarci ugualmente, quindi... Perché devo inventarmi di passare di soppiatto per forza quando posso farlo tranquillamente scoppiare? Vieni, Elum. Ma... Ah, qua lui mangia... Passa di soppiatto di nuovo con dietro allo Slig. Sì, è sempre il solito messaggio. Ce n'è un altro. Allora, qua c'è una mina e c'è uno Slig.
Ok, mina disattivata. Allora, come potete vedere, l'uomo sta mangiando quella specie di miele, quindi non possiamo utilizzarlo per ora, però mi sa che ci serve, infatti ci serve per forza, quindi bisognerà trovare il modo di farlo smettere di mangiare. Non mi ricordo neanche come si fa. No, di qui ragazzi, vi prego, non potete farmi ricominciare di qui. Accidenti, accidenti, porca miseria. Dai, ci credo. Vabbè, a parte qui, non è che sia lontano chissà quanto. Ma no, bisogna andare su. Elum, muoviti, porca miseria. Muoviti. Aspetta, che qui c'è la mina e scoppiamo tutti, se no. Ma che cavolo, dai. Che palle, però. Tutte le volte. Meno male, pensavo che non lo prendevo nemmeno. Ma perché devo salgo in groppa a lui quando no, scendi, perché tanto devi scendere e tirare la catena qui per l'ascensore. Tutte le volte. Ok. Vieni, Elum. Pronto? Via allora! Corri, Elum, corri! In direzione del tempio Ibi viaggiava così. Quali misteri oscuri sarebbero stati svelati? Chi lo sa. Qua dice trova ascensore per Elum. No, Elum, dobbiamo lasciarlo, poverino, però. Sì, dobbiamo lasciarlo perché non c'è l'ascensore. E quindi, no, appunto, vedete che in questo livello non ci sono portali da aprire per salvare altri Mudokon per ora. Qua bisogna fare sicuramente questo. No. No, allora devo andare qua in alto, che c'è qui sicuramente un modo per... Cosa, andare di qua? Ah, ok, sì, mi ricordo perfettamente. Prendiamo il controllo di questo, andiamo di sotto, andiamo, alziamo quell'altro e facciamo esplodere l'altro sulle mine. A mo' di kamikaze. E lui giustamente se la ride, fa anche di molto bene che questi bastardi vanno a fare gli schiavi e brutte cose. Quindi tiriamo giù l'ascensore e scendiamo. Penso che lì si muoia, non credo che si cosi. Vieni, Elum. Però prima il solito test, che tanto sicuramente sarà un fallimento, di cosa c'è qua sotto. Ovviamente si muore, cioè non è che c'è una segreta. E sì, è vero che l'ho detto prima, che questo livello, almeno da quel che ho visto, non ci dovrebbero essere portali, però mai dire mai, eh? Mai dire mai. Va bene, bisogna rifare tutto, ma tanto sarà abbastanza facile. Ok,
In questo gioco mai dire mai. L'ho già fatto per 2 secondi. Venga, ascensore ci serve. Vieni, Elum. Vieni, vieni. Quindi si va su e poi non lo so. Ah, ecco, sicuramente bisognerà correre nuovamente. No, ancora quello. Vi prego, ti prego, Elum. Mi servi. Eh sì, qui serve lui. No, morte, perfetto. Quindi Elum, tu servi e andiamo. Ho sbagliato i tempi. Sì, qui mi ricordo che è abbastanza lunga la corsa. Se non sbaglio, bisogna saltare parecchie volte. Beh, comunque un po' a livello un po' diciamo tranquillo, dove non bisogna fare chissà cosa. E salve, che mamma mia, visto che c'era lo slig lì. L'ho passato accanto velocemente. Allora, vediamo, corri. Elum, corri. Sì, abbiamo capito, ok. Prossimamente il cinema, ragazzi. Mi raccomando, andate a vederlo tutti. Il seguito di Forrest Gump, eh. Corri, Elum, corri. Quindi allora, bisogna andiamo a correre. Le mine. Oh, e ci siamo suicidati. Allora, ecco qua, ecco. Allora era qua il pezzo, quello lungo e difficile. Bisogna fare salti precisi, ma precisi veramente. In questo modo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, aspetta. Qui. Elum, beh, qui è stato capito. Si può proseguire, buongiorno. Allora. Sento uno slig che corre. Due slig che corrono. Sono là. Bene, non ci avevo fatto caso. Allora, quindi rifacciamo tutto. Ovviamente non si può prendere il controllo perché ci sono questi. Infatti. Quindi bisognerà passare tutto quanto di soppiatto. Proviamo a correre, scelta che funziona, eh. Vai, proviamo a correre, dai. Magari funziona. No, per un pelo, per un pelo. Maledetti che non siete altro, maledetti slig. Maledetti, stramaledetti voi. Mallock, i Glacon, i mattatoi e tutto quello che vi riguarda. Stavolta mi avete fregato, eh. No, ho fregato io. Vediamo cosa ci aspetta. Qui non c'è nulla. I cosi, non mi ricordo mai come si chiamano. I cani, per me sono cani quelli. Me lo ricordano molto da vicino i cani. Il problema è che e non so dove andare, quindi io faccio un salvataggio veloce perché non ho voglia di rifarmi tutto il pezzo.
Mi dispiace, ma non ho proprio voglia. Ah, beh, era semplice così, pensavo che era molto più difficile il percorso. Ah, e qua raggiungiamo Ascensore. Aspetto. No, non montare su Abe, vieni qui. Qua ovviamente penso che ci sarà di nuovo da correre. La voglia. Vieni, Aluma. Bisogna correre ancora. Diamo una bella rincorsa. Oh cacchio. Ok. L'Aluma era di certo veloce se salti vigorosi. Sarebbe presto arrivato alla grande torre fatta di legni poderosi. Ho letto male io, forse. No, Elum, bisogna abbandonarti qui. No, non credo che si può andare. Vieni un po', Elum. Password? Mi sa di sì. Salve. Salve. Lo sbaglio io. Scusate. Qual è la password? Non lo so qual è la password io. Allora bisogna scoprirla. No, non volevo salire sulla bestia là. Volevo entrare qua dentro. Ok. Quindi qua bisogna fare un po' le bombe. Là c'è. No. Ah, qua secondo me bisogna scendere, tirare la leva. Ah, si attiva quell'altro, forse. Ah, sempre qua. Allora, niente, concludo qua l'episodio. Ci vediamo alla prossima parte, al prossimo episodio di Oddworld New and Tasty. Ciao a tutti!